Ben ritrovati a Segnalibro. In questi giorni, nell'ultimo periodo, abbiamo sentito parlare tantissimo di STEM, di scienza e di quanto è importante tirare fuori questi valori e l'attenzione verso queste materie, soprattutto in ottica di genere. Per questa ragione abbiamo deciso di ospitare in questo salotto letterario in TV una grandissima ricercatrice e non solo, insegnante di matematica, e tantissime altre cose che poi scopriremo insieme a lei, che è Sara Sesti. Benvenuta, Sara. Grazie, buongiorno. Grazie mille per aver accettato questo invito. Il tuo lavoro è un lavoro di pregio che racconteremo durante questa piacevole chiacchierata. Ed è un lavoro di pregio e soprattutto molto attuale, perché in quest'ultimo periodo si sente tantissimo parlare dell'attenzione dei temi legati alle scienze in generale, alle materie STEM, soprattutto in ottica di genere, perché è importante provare a raccontare a chi ci ascolta, quindi sia agli uomini che alle donne, perché è importante parlare anche agli uomini, quanto i lavori attuali sono sia per le donne che per gli uomini. Allora, io inizierei subito partendo dal tuo ultimo lavoro. Tu sei una ricercatrice di storia della scienza, sei un'insegnante di matematica, sei molto attiva e devo dire che i tuoi canali social sono seguiti tantissimo per l'attenzione che tu hai verso i temi e soprattutto per il linguaggio e la cifra che tu utilizzi, che avvicina tutti e quindi è fondamentale. Con la stessa attenzione hai deciso di scrivere Scienziate nel tempo? Sì, certo. Grazie Simona della bella presentazione. Certo, come insegnante di matematica io ho sempre sofferto del fatto che mentre le scienziate sono presenti nella storia, sono assenti nella memoria. Per esempio, nel mio lavoro io non ho mai trovato una scienziata in un libro di testo, con il risultato che nell'immaginario comune la scienza continua ad avere un volto maschile. Questa cosa è molto negativa, già lo accennavi tu. È negativa perché le nostre ragazze, le nostre studentesse, quando incontrano il linguaggio scientifico si sentono estranee, sentono un linguaggio che non è stato scritto per loro, si sentono come delle straniere in un territorio che non è costruito da loro. Le STEM sono, STEM, lo sappiamo, è l'acronimo che indica scienza, tecnologia, ingegneria e matematica in inglese, e sono delle discipline nelle quali è molto importante, soprattutto ora che entrino tante ragazze e tanti ragazzi. Per questo, ho sentito l'urgenza di scrivere Scienziate nel tempo, che propone più di 100 biografie, per dare dei modelli positivi, per far sentire loro che abbiamo delle antenate, ma anche e soprattutto per far capire quali ostacoli e quali pregiudizi hanno dovuto superare. In realtà è proprio questo, quando si parla di una biografia, l'intento di chi sceglie di raccontare le biografie non è solo quello di voler narrare la storia delle donne, è quello di provare a comprendere attraverso la storia delle donne, qual è stato il loro vissuto e come hanno conseguito determinati, obiettivi. Nel tuo libro ci sono alcune donne che sono note e che magari sono passate sui libri di testo di tutti noi, altre invece che sono meno note. E come mai la scelta di voler mettere anche quelle che sono meno note e qual è stato l'obiettivo di voler individuare anche queste? Noi abbiamo scelto assolutamente tutte le scienziate a partire dall'antichità fino ad oggi, di cui si avevano notizie certe. Non siamo partite da zero. Io sono una femminista degli anni 70, per cui ricordo che a metà degli anni 80, subito dopo Chernobyl, in Italia cominciarono ad arrivare dei libri e delle riflessioni sulla scienza che ce la facevano vedere in un altro modo, con un'ottica di genere. Voglio dire che
Dopo il disastro di Chernobyl, le donne hanno cominciato a occuparsi della scienza e le storiche hanno cominciato a ricostruire l'altra metà della scienza, quella che fino ad allora risultava invisibile. Per cui la ricerca che abbiamo iniziato in Bocconi nel 97 non partiva da zero. Partiva da testi che però arrivavano quasi sempre dai paesi anglosassoni, nei quali anch'io scoprivo delle scienziate assolutamente nuove, delle scienziate quasi sconosciute. È stato un lavoro complicato, un lavoro certosino, perché nel 97, quando con un gruppo di professoresse, giusto, delle STEM, perché eravamo matematiche, fisiche, chimiche, ingegnere, per cui cercare e trovare il materiale ci ha portato anche a interpellare l'Accademia di Stoccolma per quello che riguardava le notizie sulle donne che avevano ricevuto il Nobel, e a me personalmente ha invitato a viaggiare. Ricordo dei viaggi bellissimi a Parigi e a Londra nelle prime librerie delle donne, alla caccia di testi che riportavano queste biografie fino ad allora sconosciute. Allora, mentre tu chiacchieravi con me, andava in onda la copertina del tuo libro e secondo me chi ci sta ascoltando adesso e sta guardando insieme a noi ha notato che la copertina raffigura una donna che tutto sembra tranne che una scienziata, perché stiamo parlando di una attrice hollywoodiana. Io ho trovato questa idea geniale, però vorrei che tu mi raccontassi che cosa c'è dietro il volto di una che sembra apparentemente solo un'attrice hollywoodiana. Sì, c'è un problema molto grande che non riguarda solo le scienziate, e cioè la relazione delle donne con la bellezza. In copertina c'è Hedy Lamarr, la diva degli anni 40, che ha inventato la tecnologia che è stata scelta poi a del wifi, del GPS, del Bluetooth, di tutte le comunicazioni che avvenivano via onde radio. Ecco, anche Hedy Lamarr, che era considerata prima dell'avvento di Marilyn Monroe la donna più bella del mondo, ha avuto dei problemi a causa della sua bellezza, nel senso che la sua invenzione non è stata presa in considerazione negli anni 40 perché si riteneva che un'attrice troppo bella non fosse affidabile. E il problema è che noi invidiamo tantissimo le donne belle, e però c'è un problema anche qui, c'è un pregiudizio per cui se una donna è bella, come lo era Hedy, affascinante, non può essere intelligente. Viceversa, se una donna è intelligente, deve dimostrare anche di essere molto femminile. Ti dicevo che questa cosa non riguarda solo le scienziate. Prendiamo per esempio il caso di Giovanna Botteri, che è una bravissima giornalista della RAI, corrispondente dalla Cina. Io penso che tutti ricordino le polemiche per il fatto che si presentava sempre con lo stesso maglioncino nero, con una messa in piega che non era perfettamente in ordine, e quindi quasi quasi si dava più importanza al suo aspetto fisico. Poverina, trasmetteva quando là era notte fonda, immaginiamoci in che condizioni, si dà sempre più attenzione all'aspetto fisico che non a quello che una donna fa, a quello che una donna produce. Nel caso di Hedy Lamarr, che è di famiglia molto benestante, ebrea, ed era nata a Vienna, Hedy Lamarr aveva iniziato degli studi di ingegneria perché il padre
fin da piccola l'aveva appassionata alla tecnologia. Ecco, Hedy Lamarr, che poi fu scoperta da un regista e portata ad Hollywood, non dimenticò mai di essere anche una donna intelligente, una donna che amava la tecnologia. E allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando sapeva che il suo paese da cui era lontana era in crisi, pensò di inventare qualcosa che potesse aiutare i soldati austriaci nella guerra. Inventò questo sistema segreto di comunicazione, lo Spread Spectrum, che ancora è presente nella nostra telefonia cellulare, il quale impediva che i siluri radiocomandati fossero intercettati. Bene, se in una sala accendiamo in tante persone il cellulare, la nostra comunicazione non ha interferenze, proprio grazie al sistema di Hedy Lamarr, che fu rifiutato allora dalla Marina Militare, ma che negli anni 80 venne riscoperto e che utilizziamo tutti i giorni. Noi non dovremmo mai dimenticarci di lei. È per questo che è sulla nostra copertina, perché il messaggio che io lancio sempre alle mie studentesse è: ragazze, possiamo essere belle e intelligenti. Questo è un messaggio meraviglioso che penso sia arrivato al cuore e soprattutto alla testa di tutte le giovani donne, anche delle donne un po' più avanti con gli anni che ci stanno, che in questo momento sono con noi e stanno ascoltando. È importante il messaggio che c'è dietro questo racconto e quindi anche l'esercizio e tutto il tuo lavoro è fondamentale perché nulla è come sembra. E il messaggio fondamentale è che bisogna andare oltre le apparenze e provare a comprendere. E credo che questo sia l'obiettivo prima di tutto della scienza, comprendere lo Certo, studio, l'approfondimento, certo. soprattutto per comprendere. Quindi credo che questi messaggi siano fondamentali e questo libro in questo momento è davvero molto prezioso, soprattutto per le nuove generazioni. Poi ci torneremo sulle nuove generazioni. Tu prima parlavi però di essere dalla parte delle donne e molto spesso attualmente accade che né le donne sono amiche delle donne e tantomeno gli uomini favoriscono la crescita, soprattutto professionale, delle donne. C'è un esempio importante, fondamentale all'interno del tuo libro, che è di una grandissima scienziata che conosciamo, questa sicuramente più nota, che invece è stata sostenuta nel tempo proprio da un uomo. Ce ne vuoi parlare? Sì, io penso che tu ti stia riferendo a Marie Curie, che ha sempre lavorato con il marito Pierre, che l'ha sostenuta, tanto che insieme presero il primo Nobel in fisica, ma poi alla morte di Pierre, Marie Curie continuò le sue ricerche da sola e ottenne un secondo Nobel in chimica. È l'unica scienziata donna che ne ha ricevuti due. Però a me piace mi piace come hai impostato questa domanda, Simona, perché anche quando parlo nelle classi con studenti e studentesse, io non voglio mai escludere. Certo, io sono dalla parte delle donne perché abbiamo subito tante ingiustizie, però è importante coinvolgere i ragazzi perché non c'è un unico modello di uomo. Non ci sono solo gli uomini che, come nel caso di Rosalind Franklin, hanno rubato le sue prove sperimentali della struttura del DNA e hanno ricevuto il Nobel al posto suo. Ci sono stati anche tantissimi uomini che le hanno sostenute e le hanno aiutate a dare contributi importanti alla scienza. Sai, c'è una data spartiacque nella storia delle donne di scienza e la data è quella dell'apertura delle università. È avvenuta tardi, nel 1876, al Politecnico di Zurigo, proprio là dove si incontrarono Albert Einstein e la moglie Mileva Marić da giovani studenti. Ecco, è una data fondamentale perché a partire dall'apertura delle università le donne hanno potuto studiare
e avere quelle basi, quella formazione, quell'istruzione superiore che permette di portare dei contributi alla scienza. Prima non era così. Fino alla metà dell'Ottocento l'istruzione era riservata soltanto agli uomini. E allora io credo che telespettatori e telespettatrici si chiederanno: ma tutte le scienziate che noi conosciamo sono esistite prima dell'apertura delle università, come facevano a dare i loro contributi? Ecco, erano sempre accompagnate da una figura maschile, a partire da Ipazia, che fu istruita dal padre Teone, un grande matematico, e divenne una grandissima filosofa, matematica e astronoma, così come altre figure che furono sostenute da uomini, mariti, fratelli, istitutori, che si sostituivano alle istituzioni che negavano ancora alle donne la possibilità di studiare. Ci sono stati dei grandi astronomi, i Lavoisier, fondatori della chimica moderna, e qui potremmo fare tantissimi esempi. Sì, in realtà ogni storia, ogni biografia meriterebbe un approfondimento a sé, perché davvero attraverso il racconto e l'approfondimento della storia di queste donne si potrebbero capire proprio le dinamiche sociali di tutti i tempi ci sono stati prima di quello che stiamo vivendo Sì. adesso. In tutto questa bellissima chiacchierata, quello che viene fuori, che è fondamentale, è l'approccio culturale, la possibilità di poter raccontare, di cambiare le coscienze, di provare a cambiare la rotta, se vogliamo utilizzare un termine che potrebbe essere anche scientifico, e lo possiamo fare solo se cambiamo l'approccio culturale, solo se avviciniamo tutti a queste tematiche, se lo facciamo utilizzando un linguaggio semplice e se lo facciamo raccontando agli altri che possiamo superare i nostri limiti perché abbiamo le capacità di poterlo fare. Io provo a metterti insieme due riflessioni che ho fatto perché ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa bellissima chiacchierata. L'approfondimento culturale e la sensibilizzazione alle nuove generazioni, alle giovani donne che soprattutto sono adesso vicine all'esame di maturità e quindi dovranno affrontare la scelta di quello che sarà il loro futuro. Quindi in che modo sensibilizzare queste nuove generazioni affinché comprendano innanzitutto che sono capaci, che possano farlo e che devono approfondire queste tematiche affinché poi domani possano essere ricordate e raccontate? Sì, non è una cosa semplice, non è una cosa semplice perché devono affrontare dei pregiudizi che hanno delle radici molto lontane. Per risolvere questo problema occorre una collaborazione tra la famiglia, la scuola e la società. La famiglia perché non faccia discriminazioni tra i figli maschi e le figlie femmine, lanciando dei messaggi che sono quelli che poi tarpano le ali alle bambine. Sai, un pregiudizio molto comune è che gli uomini siano razionali, le donne siano emotive, gli uomini sono adatti alla scienza, le donne invece devono affrontare le discipline umanistiche perché non hanno senso pratico, perché insomma a loro manca qualcosa. Quindi allora un'educazione in famiglia che tenga anche conto, che sia consapevole che certi messaggi tarpano le ali alle bambine, ma davvero, le bambine vanno invece incoraggiate. È importantissimo il lavoro nella scuola. Io sono un'insegnante di matematica, sulla matematica ci sono dei pregiudizi molto pesanti, secondo cui non sarebbe una materia adatta alle donne, è odiata da tante persone, e invece io credo che gli insegnanti, soprattutto negli ultimi anni, abbiano compreso che anche l'intelligenza, anche la capacità matematica va allenata. Va allenata con molta cura,
I ragazzi, i bambini vanno proprio incoraggiati, gli errori non vanno stigmatizzati, sono solo dei momenti di passaggio e delle occasioni per correggersi e per migliorarsi. E poi la società, non bisogna che ci siano soltanto dei modelli superficiali per le ragazze, è importante far conoscere tutte le vittorie che hanno le donne in tutti i campi, no? E soprattutto valorizzare quelle che riescono ad arrivare a degli incarichi di rilievo. Sai, c'è una ricerca che è recentissima del World Economic Forum che mi ha strabiliato perché dice che la parità di genere la raggiungeremo tra 99,5 anni se le cose continuano così e che l'Italia è al 76esimo posto per fare questa rincorsa. È una situazione brutta, è una situazione pesante. Per cui io dico, dobbiamo festeggiare il fatto che finalmente c'è una donna che guida il CNR, che Fabiola Gianotti è stata eletta a capo del CERN di Ginevra. Non dobbiamo, sono modelli molto positivi e quindi alle ragazze bisogna proprio fornire questi modelli, anche perché questa nuova generazione si troverà ad affrontare una crisi climatica e ambientale mai viste. Tu sai meglio di me che gli studenti, le studentesse sono molto sensibili a questi temi, anche i bambini più piccoli sono appassionati, sono sensibilissimi. E vanno incoraggiati in tutti i modi, non devono avere paura della scienza. È un mondo meraviglioso e le STEM sono un mondo meraviglioso che fornisce gli strumenti anche per parlare alla politica e per fare delle richieste consapevoli. È vero, è proprio di consapevolezza di che abbiamo bisogno, consapevolezza e la capacità di comprendere che ce la possiamo fare. E anche se dovremo aspettare un po' di anni, come dice la ricerca che tu hai citato, noi continueremo ad approfondire questi temi, a fare le nostre battaglie, che sono fondamentalmente battaglie culturali, però non ci Certo. stancheremo mai di farle. E a proposito di battaglie culturali, io voglio concludere. Mi piace concludere questa bellissima chiacchierata con te, con una cosa che io faccio sempre quando sono in chiusura. Rubo delle parole ai miei ospiti e vorrei che tu lasciassi e donassi una parola a segnalibro perché la Nuova TV sarebbe veramente, felice di poter custodire una tua parola. Ma la mia parola è la parola autostima e non la lancio solo alle ragazze, ma a ragazze e ragazzi. Bisogna aiutarli davvero a fare in modo che abbiano fiducia in se stessi e stima di loro stessi. Non è importante che le ragazze siano perfette e neanche i ragazzi. Devono essere tutti quanti coraggiose e coraggiosi. E io ti ringrazio con questa bellissima chiusura, con la speranza di poterti rivedere presto, di poter approfondire con te altre storie di queste meravigliose donne. Ti saluto e ti ringrazio ancora per essere stata con noi. Invito tutte le giovani donne a mantenere i piedi per terra e a guardare sempre in cielo e ad avere il cuore nelle stelle. Grazie telespettatori e telespettatrici e ci rivediamo a un prossimo approfondimento di Segnalibro. Arrivederci. Grazie.